Il ballo di Angelica rivive a Villa Piccolo, in un'atmosfera unica, con la straordinaria partecipazione degli ufficiali della Marina Militare Italiana e dei protagonisti di Ballando con le Stelle. Un'iniziativa ispirata al romanzo Il Gatto Pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e all'omonimo film di Luchino Visconti. Un evento che si propone anche un obiettivo di concreta solidarietà. I fondi raccolti, infatti, saranno devoluti all'associazione ONU Sorge il Sole, che gestisce il centro Navacita dedicato a bambini e ragazzi autistici. La manifestazione di chiusura del concorso Il Ballo di Angelica, organizzato dal Comitato Dire e Fare, promotrice in particolare Titti Faranda, e con il patrocinio della Fondazione Piccolo di Calanovella, del Comune di Capodorlando e della Regione Siciliana, è avvenuta sabato 28 giugno a Villa Piccolo, Capodorlando. Il concorso si è avvalso della direzione artistica di Salvatore Caliò, campione nazionale di ballo liscio. Davvero eclatante. Grazie al vostro service per questa meravigliosa musica, grazie all'orchestra, grazie a voi, un bello applauso, perché questa sera avremo veramente l'opportunità di vedere grandi cose. Allora, innanzitutto io comincerei da questa cornice. La Sicilia qui a Capodorlando questa sera per ballare i balli del gatto pardo. 12 ballerine selezionate tra centinaia di partecipanti tra i 15 e i 30 anni, provenienti da tutta la Sicilia, si sono sfidate in prove legate, oltre che al ballo, anche al portamento e al bon ton. Una giuria di prestigio, presieduta dall'ammiraglio Giovanni Vitaloni e composta inoltre da Gianmarco Chieregato, fotografo di fama internazionale, Carolyn Smith, Natalia Titova e Raimondo Todaro, protagonisti della famosa trasmissione Rai Ballando con le Stelle, ha avuto il compito di eleggere l'Angelica 2014. Federica Pintaudi di Patti è lei la vincitrice del concorso. Ballerino per una notte è stato il campione olimpico Massimiliano Rosolino. La vincitrice si è aggiudicata una crociera, un gioiello creato a mano e un book fotografico. Si deve accontentare, perciò divertitevi, perché non lo so quando capita ancora essere vestite così belle, quel pubblico, quella luce, quell'atmosfera. È veramente, prendete ogni momento. E sulla bellezza delle ragazze mi può dire qualcosa Gianmarco Chieregato, che è veramente un fotografo top che sa interpretare l'anima della bellezza. Cosa diciamo di queste fanciulle? Facciamo anche un applauso però. Fantastico. E sul ballo piano piano io copierò. Io per adesso mi accontento Gianmarco, ricordati quella cosa che ci siamo detti. Il ballo di Angelica è stato presentato dalla giornalista Camilla Nata, inviata del programma La Vita in Diretta. Manuela Miceli, 16 anni, di Capodorlando. Con? Sottotenente Vascello, Alex Giursi, 29 anni, da Roma. Complimenti! E chiudiamo questa prima tornata! Si è vissuto un momento di grande suggestione quando le ballerine, accompagnate dagli ufficiali della Marina Militare, hanno ballato con lo sfondo prestigioso della Villa Piccolo, dove Tomasi di Lampedusa scrisse buona parte del suo romanzo.